sono qua per approfondire la distinzione che in questo metodo di lavoro facciamo tra essenza ed ego. Parliamo dell'essenza in prima analisi. E che cos'è? Di che cosa si tratta? Si tratta proprio di quella qualità che appartiene a tutti noi, nessuno escluso, ancora prima di venire al mondo e non appena facciamo capolino in questa realtà. E questa qualità non è ancora stata contagiata, alterata, contaminata dal contatto con la società e l'ambiente che ci circondano. In altre parole, l'essenza è quella cifra caratteristica nostra, esclusivamente nostra, che ci distingue da tutti gli altri esseri viventi su questo pianeta. Per utilizzare un'immagine, possiamo identificare la nostra essenza come una sorta di semino, un semino del tutto particolare che è caduto da una pianta e che giunge sul terreno con una missione, che è quella di creare un albero magnifico e assolutamente unico. E per fare questo sarà necessario, indispensabile, che questo semino entri in contatto con tutti gli elementi, quali la terra, la pioggia, il sole, affinché questa meravigliosa pianta possa manifestarsi. Che cos'è invece l'ego? L'ego ha a che vedere con quei condizionamenti, anzi si può dire che è la somma di tutti quei condizionamenti che ci piombano addosso, ci cadono addosso non appena mettiamo piede su questa terra. Per tornare alla metafora del semino, possiamo identificare l'ego come le condizioni ambientali, per esempio il terreno, la qualità di quel terreno che ospiterà il seme, ovvero la nostra essenza, oppure la temperatura, il clima nel quale questo piccolo semino avrà la possibilità di crescere e di svilupparsi. Caratteristica emblematica di quest'ego è che diviene una sorta di corazza, di armatura che ci difende da tutti questi elementi naturali per paura che possano aggredirci, che possano essere troppo ed eccessivi. E quindi, in ultima istanza, l'ego non è altro che una sorta di sfiducia primordiale che cominciamo a intessere nei confronti del nostro ambiente. E come si relazionano questi due elementi di cui siamo composti, di cui siamo intessuti? Ebbene, all'inizio della nostra comparsa sulla faccia della Terra, l'essenza è straordinariamente sviluppata e l'ego è in forma completamente embrionale. Mano a mano che passano i giorni, i mesi, gli anni, questa proporzione si inverte completamente e l'essenza tende a recedere, per così dire, nello sfondo, lasciando il palcoscenico da protagonista all'ego che diviene assoluto ed incontrastato egemone della nostra vita. E allora il lavoro che compieremo insieme dove ci vuole portare? Ci vuole portare a riequilibrare queste due parti, perché sia l'ego che l'essenza sono due strumenti indispensabili per il nostro vivere quotidiano, un po' come la mano destra e la mano sinistra, per chi è fortunato e ne possiede entrambe. E questo per fare che cosa? Per imparare a muoverci nel mondo con questi due strumenti in maniera soddisfacente, creativa ed adeguata. Nella tradizione sufi, che è un po' la radice di questo insegnamento, si utilizza un'immagine molto calzante e si dice che l'ego è un po' come il cavallo e l'essenza è un po' come il cavaliere. Solo che nella vita quotidiana accade che questi due ruoli si invertono completamente. Il cavallo monta sulla schiena del cavaliere e il cavaliere deve farsi carico del peso del cavallo. Si tratta pertanto di invertire questi due ruoli e di rimettere le cose al loro posto affinché la nostra vita possa andare nella direzione per la quale siamo venuti al mondo.